Anche il mondo cripto si mobilita per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Infatti è stata avviata un'iniziativa di raccolta fondi in criptovalute da donare a chi poi procederà con la ricostruzione della cattedrale. Infatti dovete sapere che esistono diverse piattaforme di donazioni in criptovalute perché hanno un vantaggio. Infatti le transazioni in criptovalute sono tracciate pubbliche, quindi grazie ad una piattaforma di donazione basata su criptovalute si può sapere quanto viene raccolto e quanto viene donato, con dati oltretutto pubblici e verificabili da tutti. Questo non si può fare con i sistemi tradizionali. Nei sistemi tradizionali bisogna fidarsi di quello che dicono gli organizzatori, cioè se viene organizzata una raccolta fondi, saranno gli organizzatori a dire quanto è stato raccolto e quanto è stato donato e voi non potete controllare se sia vero. Invece, utilizzando delle piattaforme apposite per donazioni in criptovalute, si può andare a verificare quanto è stato raccolto e quanto è stato donato. La notizia ovviamente l'abbiamo pubblicata su Cryptonomist, metto il link in descrizione e trovate all'interno di questa pagina anche il link al sito Hidecoin che consente di effettuare queste donazioni. Vedete proprio una pagina dedicata alle donazioni per la ricostruzione di Notre Dame. Basta cliccare qua e si apre la finestra con tutte le criptovalute che si possono donare. Quindi se volete donare in Bitcoin, selezionate Bitcoin e fate la vostra donazione. Ovviamente, se volete donare criptovalute, dovete già avere queste criptovalute in portafoglio, cioè nel wallet. In tal caso, la donazione è molto facile, molto veloce e ricordatevi, tutte le donazioni vengono tracciate in modo che si sa esattamente quanto è stato raccolto e quanto viene donato. La raccolta andrà avanti per un mese fino al 17 maggio 2019, dopodiché tutti i soldi raccolti verranno erogati a chi si occuperà della ricostruzione della cattedrale. Inoltre, nessuna delle società coinvolte in questa raccolta, quindi né Eduke l'ha praticamente ideata né Hidecoin, prenderà alcuna fee, cioè alcuna commissione. In poche parole, le uniche commissioni saranno quelle delle transazioni, poi tutto verrà donato, il 100% di quello raccolto verrà donato. Se invece volete utilizzare questo sistema per donare con valuta tradizionale fiat, dovete passare attraverso Helperbit. Vedete, Thomas Bertani, il CEO di Eidu, ha per l'appunto dichiarato: queste donazioni attraverso Helperbit e Hidecoin garantiranno piena trasparenza, responsabilità e accesso diretto ai destinatari finali. In poche parole, chiunque potrà controllare quanto è stato raccolto e quanto è stato donato. E Francesco Fusetti, il CEO di Hidecoin, ha spiegato meglio dicendo che attraverso la loro piattaforma Hidechain c'è un tracking delle donazioni, cioè il tracciamento delle donazioni, in modo da garantire che quelle che sono state ricevute arrivino al giusto destinatario, cioè in modo da garantire che nessuno se ne prenda un po' o che vadano a finire chissà dove. Oltretutto, le donazioni in criptovalute vengono convertite istantaneamente in stablecoin, cioè in criptovalute dal valore stabile, in modo da garantirne il valore in denaro fiat. In questo modo, se voi pagate adesso dei bitcoin, non è che poi verranno donati dei bitcoin che possono valere più o meno tra un mese, ma vengono subito convertite in una stablecoin in modo che il valore di ciò che donate adesso è lo stesso che verrà poi erogato al destinatario finale. Dovete sapere che le criptovalute hanno proprio questo vantaggio, ovvero che le transazioni sono tracciate pubblicamente, ma anonime, quindi chiunque può donare, non si saprà mai chi ha donato, quello che si sa è quanto è stato donato e a chi sono stati consegnati i fondi. Questo, a mio parere, rende migliore il sistema di donazioni in criptovalute rispetto a quello tradizionale in denaro fiat, cioè in euro, in dollari, eccetera, soprattutto per chi dona, certo, per chi riceve. In realtà riceverà criptovalute e poi dovrà in qualche modo gestirsele. Però per chi dona è meglio perché sa esattamente che fine fa tutto ciò che dona, mentre invece con le valute fiat non si sa mai
quanto di quello che viene donato arriva effettivamente a destinazione e non si sa nemmeno in realtà se arriva a destinazione, perché insomma bisogna fidarsi di chi fa la raccolta. Qua invece non c'è bisogno di fidarsi di nessuno perché tutti i dati sono pubblici. Tra l'altro, Eduke, in qualche modo sta organizzando questa raccolta fondi, per dare buon esempio, ha donato criptovalute per un valore, per un controvalore di 10.000 euro. Quindi, se vi sta a cuore la ricostruzione della cattedrale e volete anche voi dare il vostro contributo e avete, diciamo così, un po' di criptovalute che vi avanzano, potete donarle facilmente attraverso questo sistema, è davvero molto rapido e se non altro avete la garanzia che verranno usati proprio per questo. Poi, come al solito, se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete dei dubbi da chiarire, scrivetemi via email, perché tanto via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!